Il Partenio Lombardi al palcoscenico del piatto forte della 21esima giornata del girone C del campionato di Serie C Now, il derby campano tra Avellino e Juve Stabia, riedizione della sfida degli ottavi di Coppa Italia vinta di misura dalla squadra di Pazienza che arriva dal 5-0 sulla Latina, da 5 risultati utili consecutivi, un'imbattibilità della propria porta che resiste da 481 minuti dalla parte opposta a una Juve Stabia ancora scottata dai due punti lasciati per strada contro il Monterosi, ma reduce da una striscia di 10 risultati utili consecutivi. Al 34esimo il primo episodio che rompe l'inerzia del match, l'intervento irregolare da parte di Leone nei confronti di Ricciardi, dell'11 metri si presenta Patierno che si conferma come l'attaccante del momento, sesto gol nelle ultime 5 partite ufficiali per il centravanti pugliese che fa impazzire i presenti al Partenio Lombardi, stadio non interamente esaurito per questioni di ordine pubblico, nulla da fare per Tiam, la reazione però immediata della Juve Stabia sugli sviluppi di una palla inattiva trova una super conclusione in diagonale con il grande ex Mignanelli che firma così la sua seconda rete in stagione, la prima contro l'Avellino per il quale ha giocato nella stagione 21-22, non può opporsi Ghidotti e ristabilita la parità al minuto 41, controllo e sinistro che non dà scampo all'ex portiere del Como da parte di Mignanelli. È la serata però degli esterni, è la serata di Manuel Ricciardi, dopo aver ispirato il primo gol trova la rete in pieno recupero del 2-1 spingendo in porta un precedente tentativo respinto da Tiam, tutto creato da Sgarbi dal tacco geniale di De Cristofaro che prolunga sul secondo palo, l'ex portiere della SPAL è prodigioso sul primo tentativo dell'ex giocatore dell'Ascoli che non sbaglia nella seconda circostanza, seconda rete in carriera contro la Juve Stabia, lo scorso anno nella quart'ultima di campionato finì comunque con la vittoria delle Vespe, inizio ripresa Tiago Cione che va a sfiorare di testa il gol del 3-1, poi ci provi in rovesciata Piovanello, grande novità nel tridente offensivo schierato dal vice dello squalificato Pagliuca, nervosismo sulle due panchine e doppia espulsione nei rispettivi staff, ci prova poi Romeo con questo destro che sfiora il palo alla destra di Ghidotti, un Ghidotti molto attento, molto concentrato sulle palle native, una Juve Stabia che fatica a creare opportunità da rete, l'Avellino che si difende in maniera compatta e ordinata ma capitola nel secondo dei 7 di recupero concessi dall'arbitro Perri, ancora Mignanelli che si toglie il lusso a 30 anni di fermare la sua prima doppietta in carriera, punizione che filtra in barriera, non può nulla Ghidotti che la vede sbucare all'ultimo, è il gol che prolunga la striscia di imbattibilità che sale a quota 11 match della Juve Stabia che respinge l'assalto dell'Avellino che da un potenziale meno 3 si ritrova ricacciato ancora a meno 6, tutta la gioia nel finale, Loris Varela prova a firmare la beffa per la Juve Stabia con un colpo di testa inchiodato in due tempi da Tiam, finisce 2-2, rimpianti in quantità industriale per l'Avellino, per la Juve Stabia un altro passo per consolidarsi leader del suo girone.